Un saluto a tutti e un caloroso benvenuto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. 4-4-2 per loro oggi, evidentemente l'allenatore non vuole scoprirsi troppo, non vuole prestare il fianco alle ripartenze avversarie. Credo sia il modulo che dà più garanzie sia in fase di copertura sia quando c'è da attaccare. Chiaramente poi le cose possono cambiare in base all'andamento del match. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Tocco orizzontale. Avanza, palla al piede. Attento qui il difensore che allontana. Campbell. Palla che finisce sul palo. Guadagna metri, cross in mezzo, buono l'intervento del difensore che spazza via, prova dalla distanza, palla fuori, ma aveva spazio, ha fatto bene a provare, poteva essere davvero un gol straordinario, botta da fuori ma non trova la porta. Non mi sarei mai aspettato questa conclusione da distanza proibitiva. Non ha trovato il gol per pochissimo. Hanno spezzato bene la trama qui. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. McGowan e possono ripartire. Ci sono metri a disposizione, ha spazio per... ecco il tiro, clamoroso, pallone fuori di nulla. E ti dico la verità, Pietro, l'avevo vista già dentro la palla. No, gli regala il pallone, prova a calciare, palla ancora in gioco. Buono il recupero, possono ricominciare. Si porta la palla oltre la linea anche per il pressing del difensore. McGowan. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Ci mette il corpo. Guadagni, gran palla in mezzo, brutto cross, e il pallone che supera la linea, autogol. Gli cerca di dare consolazione dopo questo autogol, si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Un autogol che potrebbe pesare molto sulle sorti della gara. Cerca l'area di rigore. Ottimo intervento difensivo. McGowan. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. C'è spazio per andare. Palla raccolta senza problemi dal portiere. Vittoria per loro nell'ultima uscita in casa, il biglietto da visita ideale per presentarsi carichi a questa sfida. Vittoria chiama vittoria, si dice. E infatti prevedo un altro successo per loro, dopo quello per 2-0 nel turno precedente. Gol solo sfiorato qui, pallone che finisce non lontano dal palo. L'ha strisciata troppo, se l'avesse presa piena probabilmente sarebbe stata una occasione vincente. Si avvicina all'area,
Abbiamo parlato troppo presto qui. L'allenatore che decide di arretrare il baricentro della squadra, vuole far uscire gli avversari e sfruttare eventuali spazi per la ripartenza. Nessun problema con l'uscita del portiere. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. L'extra time sarà di 2 minuti. L'arbitro manda tutto. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. McGowan, occhio al suo movimento. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. La traiettoria verso il centro. C'è il tocco sulla fascia. Ottimo recupero sulla fascia. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Ci sono metri a disposizione. McGowan punta la porta, la mette in mezzo con questo pallone, mette giù il pallone, occhio al pressing, la difesa la meglio e allontana il pallone. Occhio a questo lancio. Parte il tiro. Conclusione che finisce contro i legni. Questione di centimetri, un soffio, anche se aveva tutto il tempo e lo spazio per prendere la mira e inquadrare la porta da lì. Guadagna metri verso l'area. Ha controllato male, bravo qui il difensore. Allenatore che può essere soddisfatto del risultato, ma vuole evidentemente cambiare qualcosa per dare più energia alla squadra. L'intuizione era anche giusta, ma il lancio troppo profondo. Occhio, cerca l'area di rigore. Prova a calciare. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Gol di rara bellezza e precisione, con la palla che si è infilata proprio sotto la traversa. Non so se volesse metterla proprio lì. È stata comunque una gran bella conclusione, niente da dire. Non ferma il gioco l'arbitro. Ha dato il vantaggio. Guadagna metri. Perfetto oggi nei passaggi. Prova. Palla respinta dal difensore. McGowan. C'è spazio per andare.
perso il pallone. Puntuale qui il difensore nel recupero. Manovra interrotta dagli avversari. Punta l'area. La mette in mezzo. Spazzano senza problemi. Si riprenderà dunque con il corner. Ottima chance per portarsi avanti. Cross verso il centro del... Il portiere di pugno allontana. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Ecco il tiro. Ecco il gol. Risponda con l'aiuto del palo. Palla che è carambolata sul palo prima di finire in rete. Colpo da bigliato dell'attaccante con palla in buca d'angolo. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Ancora 8 minuti prima della fine della gara. Occhio al suo movimento. Gran tiro. Il difensore è un muro su questo tiro. Giocatore che abbandona il campo e possiamo ascoltare gli applausi dei tifosi. Buona partita. Buona, buona. La sua prestazione è stata buona, una dei migliori anche oggi. Il pubblico di casa capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia e allora continua a incitare la squadra. C'è un frastuono tale da far venire giù lo stadio, vedremo. Gomis! Gioco che riprenderà dunque con la rimessa del portiere. Ci viene intanto riproposto il gol con il quale si sono portati in vantaggio e che potrebbe dare la vittoria. Ancora 2 minuti da giocare. Ci sono metri a disposizione. Fuori gioco, offside, è tutto fermo, ma che brivido in difesa qui. E qui hanno rischiato, eh. Quarto uomo, esibisce la lavagna, 3 minuti di recupero. Ci provano ancora, questa può essere l'ultima possibilità. La mette in mezzo. Ecco il triplice fischio dell'arbitro. Una partita veramente divertente, Stefano, nonostante